tra le donne, Ozipenko Radomska, vedete, campionessa olimpica sui 500 in gara, medaglia d'argento lo scorso anno a Poznan, la giapponese Kitamoto, bronzo sempre a Poznan, Alkiviecki Polonia, poi c'è la russa Lobova, la campionessa europea in carica a Belgrado quest'anno, la neozelandese Lisa Carrington, Teresa Portela, bronzo agli europei in Serbia, l'ungherese Paxi, l'australiana Alena Nicholis e la britannica Jess Walker. Anche questa è una grande finale. Non c'è la Yannix, ma per motivi nobili e aspetta un bambino in maternità rispetto alla finale dello scorso anno. Yannix che vinse il titolo iridato proprio su l'Ucraina Inna Ozipenko Radomska. Dimia Paxi, che avrà il sostegno del suo pubblico, ma vuole centrare la qualificazione olimpica e questo è l'obiettivo. Certo, l'assenza della campionessa del mondo Yannix dà spazio alle altre. Jessica Walker, ed è tutto pronto anche per questa finale del K1 200 femminile. Via, partite. Partite anche per questa finale. Vediamo subito nelle corsie centrali Lobova e Carrington. Carrington, la neozelandese, in azione, è uscita bene dai blocchi. Ma c'è anche la polacca Wajciewicz, la russa Lobova, la giapponese Kitamoto. Eccola la campionessa d'Europa, la polacca Wajciewicz. Al centro l'azione decisa della neozelandese che va a vincere dunque il titolo mondiale, Lisa Carrington, Nuova Zelanda. Lisa Carrington si è inserita tra tutte le atlete più titolate, un po' outsider, seppure come tempi, come valore si conoscevano le possibilità di questa ragazza, e comunque è stata bravissima, è partita decisa dai blocchi. Questa è l'ungherese Paxi. Andiamo a vedere l'arrivo adesso, la photo finish neozelandese, la polacca seconda, potrebbe essere l'Ucraina terza, la polacca Wajciewicz, medaglia d'argento. Rimane fuori dall'Olimpiade, dovrebbe essere proprio la Paxi fuori, clamorosamente. Vedremo adesso l'ordine ufficiale.